Gentile collega, il caso che porta alla tua osservazione ci mostra una gravidanza gemellare dizigote, perché c'è un maschio e una femmina, in cui la piccolina è affetta da un falocele vistoso con la presenza del fegato nella sacca erniaria. E con la presenza di una lieve levocardia, e la presenza di uno stomaco che viene tirato verso il sacco erniario. Lo studio deve essere accurato allo scopo di poter valutare la presenza o meno di altre malformazioni, prima fra tutte quelle renali, per l'associazione che ci può essere con patologie renali, quelle là della colonna vertebrale, ma soprattutto deve essere fatto un corretto management alla gestante, perché ci troviamo di fronte a una situazione nella quale abbiamo un feto perfetto, che è il maschio, e uno che ha un problema grave. Quindi deve essere fatta la richiesta della consulenza chirurgica pediatrica, deve essere consigliato il parto in un ambiente dove esiste una terapia intensiva neonatale, e deve essere quindi resa edotta la paziente di tutte queste problematiche. La paziente aveva già eseguito lo studio del cariotipo, che aveva escluso una aneuploidia, e questo è verosimile perché voi sapete bene che la presenza del fegato determina un rischio di aneuploidia bassissimo. Vedete il fegato che sta tutto fuori, vedete che non ci sta nell'omfalocele piccolo intestino in quantità significativa. Vedrete che lo stomaco, che attualmente sta abbastanza in sede, negli esami successivi verrà stirato verso la sacca erniaria. Avete visto il dotto venoso, avete visto la colecisti, e dovete andare ad osservare tutto, soprattutto andare a vedere che non ci sia un polidramnios, che frequentemente si associa, e che in questo caso vedrete che si associerà, perché abbiamo una tasca massima di 82, una somma dei quattro quadranti che supera il valore di 20. Avete visto i genitali femminili, vedete proprio perfettamente il fegato. Si devono fare le biometrie, tenendo presente che quella della testa e quella del femore sono occurate. Quella dell'addome sono per ovvi motivi inficiate. Dovete eseguire uno studio ecocardiografico, nel quale vedrete che il cuore è perfettamente regolare, tranne che si esclude una lieve levocardia che potrebbe essere legata anche alle modifiche della gabbia toracica legate all'assenza al di sotto del fegato. Dovete osservare con attenzione la faccia per escludere una macroglossia che potrebbe indicare una sindrome di Beckwith-Windemann. Dovete osservare attentamente il rachide, perché è frequente l'associazione con patologie della colonna vertebrale. Qui vedete bene la bocca che è socchiusa e vedete che non c'è macroglossia. Dovete chiedere controlli periodici a distanza di 3-4 settimane per andare a sorvegliare non solo la piccolina affetta dall'omfalocele, ma soprattutto che vi sia benessere nel maschio, perché in linea di massima conviene raggiungere un'epoca gestazionale più alta possibile per dare qualche chance in più alla piccolina. Tenendo presente che l'intervento chirurgico è banale quando ci sta solo il piccolo intestino e o lo stomaco, diventa un intervento grosso, difficile, con alte complicazioni e con non sempre un buon indice di successo, quando, come in questo caso, tutto il fegato è all'esterno. Dovete studiare con attenzione il cuore, sia per escludere cardiopatie, sia per escludere patologie di tipo che ci sia uno scompenso cardiaco. Quindi si fa l'ecocardio, qui vedete ovviamente dei piccoli momenti dell'ecocardio con le quattro camere, il SETI, avete visto prima le vene polmonari, adesso state vedendo la sezione di sinistra dell'aorta, prima avete visto quella di destra. Quindi in linea di massima, anche per la biometria, vi dovete piuttosto rifare
alla testa e al femore, perché l'addome non ti può aiutare in nulla, perché lo troverai ovviamente un addome estremamente piccolo. Non ha grossa importanza sapere quant'è il varco, quant'è la breccia dalla quale fuoriesce l'omfalocele, perché non è quello che dà la prognosi più o meno favorevole, ma quello che la dà la prognosi sfavorevole è data dalla presenza del fegato nella cavità nell'omfalocele. Stiamo qui vedendo la quantità di liquido amniotico che già vi ho detto essere nella somma della tasca massima di 82 mm, della somma dei quattro quadranti, arrivare al valore di poco superiore a 84 mm della tasca massima, di poco superiore a 20. Vedrete poi dopo, a distanza di un mese, di nuovo un altro controllo nel quale vi farò vedere soltanto una cosa, che ci sta uno stomaco che viene tirato verso la breccia erniaria e vedrete che ci sta una levocardia forse un poco più accentuata, mentre invece gli altri parametri sono normali. Nella parte finale dell'esame mi soffermerò sul gemello maschio, il quale presenta una anatomia perfettamente regolare, sia a carico di tutti gli organi, tenendo presente che l'ipotesi che potevano esserci due omfalocele era statisticamente molto difficile, a meno che non era una sindrome di Beckwith-Windemann, che, come voi sapete, essendo autosomica dominante a penetranza variabile, ne possono essere affette anche in una maniera frusta, in una maniera non significativa, uno dei due genitori, e renderli invece in una maniera più netta, più forte a carico di uno dei due feti o di entrambi i feti. Avete visto lo stomaco che se ne va verso la breccia erniaria, rivedete di nuovo che praticamente tutto il fegato sta fuori, vedrete che il piccolo intestino sta quasi tutto nella cavità addominale, e osserverete anche in alcuni momenti un po' di peristalsi dell'intestino, che comunque non è assolutamente dilatato, non c'è uscita, non ci stanno segni a carico del piccolo intestino. Nell'ultima parte dell'esame, che sta per presentarsi, voi vedrete invece l'altro feto. Qui vedete la colecisti, che ovviamente non si riempie. Avete visto anche il dotto venoso d'Aranzio, lì dove ci stava quella turbolenza in azzurrino. Qui voi vedete il piccolo intestino che sta praticamente dove deve stare. Qui vedete la vescica che sta in sede, e vedrete che il cordone, ve lo dico già adesso, l'avrete visto precedentemente, era un cordone a tre vasi, quindi non ci stavano alterazioni cordonali significative. Qui voi vedete il decorso della vena ombelicale, vedete i rami portali, vedete, potete studiare con estrema precisione tutto l'albero. Vedete che l'addome non vi dà nessun valore, perché vi trovate un valore estremamente basso di 27 settimane contro le circa 34 che c'erano in quel momento, ma che era legato a una non precisione del valore. Ripeteremo e più o meno ci ritroviamo con lo stesso valore. Qui invece vedete l'altro feto, il feto maschio, che è un feto perfettamente regolare come testa, come addome, come cuore, e naturalmente vedrete soltanto piccoli momenti dell'esame. Quindi, messaggio: qual è? Consulenza chirurgica. Parto in una struttura dotata di TINS, cercare nei limiti del possibile di raggiungere la migliore epoca gestazionale, tenendo presente che poi per la prognosi interverranno tanti altri fattori, e l'intervento è di una enorme difficoltà. Grazie, grazie dell'attenzione. Voi qui state vedendo il maschio sano, non c'è cardiopatia, non ci sta alterazioni a carico dell'addome. Vedete, il fegato sta in sede, vedete che lo stomaco è regolare, vedrete una biometria che corrisponde a 34 settimane, quindi più o meno in accordo con l'epoca gestazionale e alla gemellarità. L'intestino è in sede. Grazie, grazie dell'attenzione.
dei breathing.